Primo punto in campionato per il Teramo, che pareggia 0-0 al Bonolis contro il Siena, meritando anche qualcosa in più ma non riuscendo ad agguantare il primo successo stagionale. Guidi conferma la stessa formazione che ha perso a Chiavari contro la Virtus Entella, ma inserisce Rosso, che fa il suo esordio al posto dell'acciaccato Chiere Mateng, che va comunque in panchina. Gilardino lancia invece per la prima volta Paloschi dal primo minuto, con Varela nelle sue vicinanze e Favalli al posto di Farkas in difesa. La gara inizia con Soprano, che al primo minuto perde palla, e Di Santo ci prova debolmente con parata comoda di Tozzo. Un minuto più tardi, dall'altra parte, Malotti porta palla fino al limite dell'area, carica il mancino e Lanni è decisivo nel mettere in calcio d'angolo. All'ottavo minuto di gioco, episodio da moviola in area Teramo, perché su palla lanciata dalle retrovie la torre di un giocatore del Siena trova in area piccola Paloschi, pronto a mettere il pallone in rete. Il direttore di gara però ferma tutto perché la palla per l'assistente era uscita dalla linea di fondo. All'undicesimo cross dalla sinistra con Cardoselli, che di testa prova ad indirizzare sul palo più lontano con il pallone che finisce di poco a lato. Al tredicesimo, dagli sviluppi di una punizione, Soprano di testa non trova la porta anche dopo un rimpallo, ma soltanto un calcio d'angolo. Al ventiduesimo il Siena ancora pericoloso con Varela, che prende palla e rientra sul sinistro trovando centralmente Tozzo. Al quarantacinquesimo, prima di rientrare negli spogliatoi, Bernardotto fa un gran lavoro per tenere palla ed attendere i compagni che non arrivano, così si gira, punta la porta e finisce a terra dopo un contatto con Milesi. Per il direttore di gara non ci sono però gli estremi del calcio di rigore. Nel secondo tempo il Siena riparte bene, su palla persa da Rosso ne nasce fuori un'azione che porta al tiro di Santo e Tozzo che si rifugia in angolo. Al quinto minuto di gioco, da un cross dalla destra, ancora Siena pericoloso con Paloschi che salta più in alto di tutti ma non trova la porta. Poco dopo arriva la risposta del Teramo, che è in una combinazione tra Viero e Mungo. Il tentativo di sforbiciata di quest'ultimo però non è abbastanza forte ed angolata. Al 42esimo Boa fa il suo esordio al posto di Malotti e poco dopo, servito da sponda di Birligea, all'occasione per presentarsi nel modo migliore, ma il tentativo in diagonale viene deviato in angolo. Il Teramo chiude ancora la gara in attacco, dopo aver dialogato con Rossetti lascia a Mungo, il cui cross dalla sinistra prova ad armare la testa di Fiorani, che di testa, porta sguarnita e da solo non riesce a mettere dentro il gol che sarebbe stato della vittoria. Il Diavolo si porta quindi a casa ancora indicazioni positive ed il primo punto del campionato, con primo gol che però ancora viene rimandato. Domenica prossima per i biancorossi ci sarà la trasferta a Modena.